sì. Madonna. Tutto mosso. Ma è la prima che faccio. Altro che la turbolenza. Peggio. Dai, alla fine ci abbiamo messo pure poco a trovare le cose. Più o meno. Giusto. Vero? Buono? No. Di niente. Ottimo. Non mette a fuoco. Stiamo sondando il terreno. Esatto. Con questa mano tremolante. E tra un po' mangeremo qualcosa. Non sappiamo ancora cosa. No. Ma mangeremo qualcosa. Comunque questo video non ha un senso, perché io l'ho iniziato stamattina, ero in treno, col telefono, tutta rincoglionita. E poi basta! Lo dovevo fare io stamattina, tipo come stavo rincoglionita. Dopo l'ottavo turno. Sì, infatti lui veniva dall'ottavo turno e io venivo dall'esame, quindi eravamo cotti praticamente. Ma chi stai parlando? Ecco, okay, mannaggia, okay. Lo so. Claro. Infatti, se vedi che inizio a parlare da sola, allora, lui non è molto pratico di video. Io non sono molto social. Esatto. Però va bene lo stesso. Se vedi che mi fa, cioè, che parlo da sola, non è che sto rincoglionita. Anche. Non lo metti. Sì, quindi noi stiamo girando un po' a vuoto. Prima ci siamo presi da mangiare qualcosino là. Di robe fritte. Sì. Abbiamo assaggiato lo street food danese. Esatto, però era che China cinese, quello, esatto. Quindi... Oh, però alla fine qua fanno il pesce. Sì. Un po' perché il tipo col flauto che suonava... Ah, sì. Bellissimo. Beh, aspetta. Insomma. Ah, boh. Beh, si impegnava, però. Questo è già meglio, però. Ah, boh, questo suona. Colazione da farla. Vai, corri, però. E Gwendalina. No, non è, no, non mi ricordo come si chiamava l'altra. Sì, però l'altra era, era Linda e Gwendalina. Siamo al castello dei Rosenborg. Oddio, non ci si vede. Adesso entriamo. Piove. Niente, adesso noi ce la giriamo. Ma la pioggia non ci fermerà. Esatto. Aiuto. E poi meno male che è sottile, cioè con la pioggerellina che mi offusca solo l'obiettivo della videocamera. La videocamera gliel'ho mollata lui. Praticamente a me adesso conviene vloggare col telefono perché è un po' più pratico. Andiamo a vedere il cambio della guardia. Però prima entriamo in questa chiesa. Questa qua. Ah, mamma mia. Ha smesso di piovere. Bruno che fa le foto. Abbiamo deciso di fermarci in questo ristorantino. Super birrozza e adesso assaggiamo questo. Vai. Assaggia. Com'è?
Ma cos'è? Ah, è la salsina però. Comunque questo è tipo un piatto tipico danese, a quanto pare. Come? Non è piccante, vero? No, per nulla. E non è con aglio o cose. Assaggio. Bene. Adesso mangiamo. Eccoci qua, stiamo andando. Adesso andiamo a vedere la sirenetta. Poi andiamo a vedere là, non so che cosa ci sia, però Bruno è molto organizzato. Qualcosa da vedere, ci abbiamo. E qui abbiamo lo splendido paesaggio danese, tipico paesaggio danese. Questa guida turistica. Devo cambiare lavoro. I giorni di riposo devo fare. Ecco la famosa sirenetta. Con la gente che giustamente cercherà di fare le foto, adesso ce la facciamo anche noi. Ah no, è un video, maledizione, aspetta. Niente, io ne approfitto e faccio un pezzettino di vlog, anche se qua sta piovendo e qua è tutto bagnato, vabbè. Pace. Comunque adesso stiamo praticamente ritornando, ci facciamo tutta la fossa. Queen Mary. Queen Mary. I am Queen Mary. E adesso lei è qui in Medi. C'è Bruno che ci spiegherà qui in Medi. Ma questa posizione secondo te? Vabbè, comunque è pure rotta. Io volevo far notare la posizione di questa Queen. Ma che materiale è? I don't know. Cosa? Guarda come viene il video. Metti il tetto. Sì, là si va. Eh sì. La nostra vacanza. Buongiorno. Io non ho nemmeno fatto vedere la stanza, però cioè noi la facciamo vedere quando fa schifo. Questo è un po' tutto il casino. Comunque qua c'era il letto, c'era. Qua c'era il bagno. C'era. Cioè, c'è. Però vabbè, tanto. Ma è il tuo spazzolino? No, lo devo buttare. Ah, ok. E basta. Buongiorno. Adesso assaggiamo uno di questi. Allora, oggi è domenica e ci fermiamo, andiamo a Cristiana. Diciamo che abbiamo visto alla fine tutto ieri, io tra l'altro mi scuso veramente tantissimo perché non so che cosa sarà venuto nel video. Pioveva e quindi poi a un certo punto io ho lasciato la macchinetta a Marco che ha fatto le foto eccetera e quindi ho approfittato di fare dei video con il telefono. Però insomma non è che abbia fatto dei discorsi molto sensati, mi scuso per questo, però cercherò di montarlo... cercherò appunto di montarlo, non so, con un filo logico insomma. E poi appunto ci dirigiamo a Cristiana. Cosa abbiamo fatto poi di altro? Niente. Ieri sera eravamo cotti. Ne? Ma dove sei? Non so cosa ho ripreso. Dai! Ecco, dovete capire che Bruno ogni volta che ha in mano quella fotografa... Cioè... Vabbè. Niente, noi adesso ci stiamo incamminando per andare a mangiare. Bello! Questo 007 modalità online. No, non è 007 modalità online però. Vabbè, niente, comunque siamo stati a Cristiana e alla fine ci è piaciuto. Bellissimo. Vero? Dove tutti dicevano, ah, due cose ci sono piaciute un sacco. La sirenetta e Cristiana. Esatto. Due cose che tutti hanno fatto cagare.
Niente, il nostro viaggio penso si sia concluso perché abbiamo passato il gate e stiamo tornando a Milano. Io sono, cioè, non morta di più, come potete vedere dalla faccia. Marco è un attimo andato al bagno, ma io veramente sono morta. Spero che sia venuto qualcosa di decente. Io ho tipo i capelli che stamattina mi sono dovuta far levare dei nodi. Torniamo a casa. Per consentirci di effettuare una partenza in orario. Mamma mia. Thank you.